Nel girone D, invece, detto dello Ski Legion, che ha pareggiato la partita casalinga contro la Vigor Catanzaro 3-3, addirittura è andato in svantaggio, poi è dovuto ricorrere ai gol di Megna alla fine della partita proprio per arrivare al 3-3 finale e quindi vedere di non perdere, di rimanere imbattuto per quello che ha fatto per tutto il campionato. Invece si lotta per quanto riguarda le altre posizioni, sono 6 le squadre che lottano per 4 posti, perché effettivamente oggi c'è stato uno scontro importante tra Goodfellas, Catanzaro e Starati, è finito 3-3, ha lasciato le cose invariate ma ha consentito alla Goodfellas di agganciare il Real Cropani in seconda posizione, Real Cropani che oggi riposava, però questo comporta che la Goodfellas ormai ha una sola partita da giocare per il finale di campionato e quindi rischia di essere scavalcata nella seconda posizione in classifica. E potrebbe subentrare lo Staletti che proprio con il pareggio di oggi, avendo un campionato, una partita abbastanza semplice domenica prossima, potrebbe avvantaggiarsi della sosta della squadra seconda in classifica. Domenica addirittura poi c'è il Real Cropani Goodfellas, proprio le due seconde, quindi uno scontro diretto e quindi per le inseguitrici ci potrebbe essere ancora speranza di poter risalire. Vediamo se ce la faranno anche il Real Gialò, quinta in classifica a 26 punti insieme alla Vigor Catanzaro, e proprio nell'ultima giornata ci sarà un Real Gialò Staletti che definirà appunto la classifica finale e vedremo quello che succederà ancora fra due domeniche.